schia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi uomo che non basta mai. Mamma Maxi Mix che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è un bre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube, trovi tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e vi porto un'altra news per quanto riguarda i giochi usciti questo mese su PlayStation Plus. Ragazzi, qui abbiamo Killing Floor 2, Life Strange, insomma ci sono parecchi giochi, diciamo parecchi tra parentesi, perché parecchi insomma mo è un bestemmione, però andiamo a vedere questi giochi ragazzi. Qui abbiamo questo gioco che per gli utenti di PlayStation Plus è gratis, come sapete tutti, per il costo di 39,99 euro, ragazzi, è un gioco, che dire ragazzi, a mio avviso un po' così, a me non piace molto. Vediamo un attimo di far ripartire il trailer dall'inizio, perché qui abbiamo il trailer che va un pochino a cazzi sua, quindi vediamo di vederlo bene sto trailer dall'inizio. Comunque dicevo ragazzi, secondo me Sony ci sta un po' pigliando per il culo, perché a mio avviso pagare un abbonamento 50 euro l'anno per avere giochi del cazzo, secondo me come questo non vale la pena. Comunque il gioco che state vedendo è Killing Floor 2, che vediamo se riusciamo a vedere il trailer completo di sto gioco di merda, che a me veramente fa cagare, però magari a qualcuno può piacere questo stile di gioco. Per me non è un gioco che rientra nei miei canoni, perché è un po' troppo irreale, insomma un po' troppo futurista, non lo so. Questi comunque non sono i giochi, diciamo, che a me piacciono, che vanno per la maggiore. Poi ragazzi, qui in come secondo titolo di questo mese abbiamo un Season Pass di Life Strange, che troverete il primo capitolo di Life Strange gratis nei giochi free to play, quindi automaticamente con questo Season Pass potrete giocare tranquillamente, insomma, suppongo nell'online, perché il Season Pass è un pass stagionale e quindi suppongo che sia per l'online. Poi passiamo al terzo gioco di questo mese, ragazzuoli, il terzo gioco di questo mese, che a mio avviso anche questo fa parecchio cagare, però qui non abbiamo il video ma abbiamo delle immagini, come state vedendo queste sono le immagini di questo fantastico gioco che se non avessimo il PlayStation Plus pagheremmo 14,99. ma chi cazzo lo vuole questo gioco? Cioè ragazzi, Abyss Odyssey, ma dai, io non ci giocherei nemmeno fra un milione di anni. E qui ragazzi abbiamo la chicca, che però la chicca è per PlayStation 3. A me per esempio piace moltissimo questo gioco, World Rally Championship 5, è veramente bello come gioco, e io mi domando, Sony del cazzo, perché non porti giochi come questo su PS4 ragazzi? Cioè io non capisco, mi continuano a portare questi giochi su PS3, che tra parentesi su PS3 sono poche le persone che hanno il Plus, anche perché PlayStation 3 non necessita di giocare con il Plus online, quindi voglio dire, chi cazzo lo scarica sto gioco, insomma, voglio dire. E invece ci propinano ste stronzate per PS4 ragazzi, che giustamente allora andremo a pagare anche questo 14,99 se non avessimo il Plus. Ecco il trailer di questo fantastico gioco, ragazzi, sto casseggiando. A me personalmente fa cagare, come gli altri che sono stati presentati per PS4.
quindi non so, non credo di scaricare nessuno di questi. Forse andrò a scaricare Life Strange, visto che c'è anche il Session Pass, ma l'unica pecca di quel gioco è che comunque ha è sottotitolato, ragazzi. Ebbene sì, a me i giochi sottotitolati non piacciono, non mi piacciono manco per il cazzo, perché preferisco più un gioco che comunque non devo stare lì a leggere i sottotitoli per fare quello che devo fare. Io ho comprato GTA, ma GTA è un'eccezione, nel senso che sono un amante di GTA, quindi posso anche sopportare i sottotitoli, diciamo, ma per altri giochi, insomma, non credo, insomma. Poi bisogna vedere, deve essere veramente accattivante il gioco. E infine abbiamo l'ultimo gioco, ragazzi, è il gioco in assoluto, insomma. Se continuo sempre a scherzare, ragazzi, ti andremo a pagare 4,99 euro, ma per chi ha il PlayStation Plus è gratuito. Questo gioco si chiama Spy qualcosa, comunque sia, raga, fa cagare pure questo. Non so a quanti potrà piacere questo genere di gioco. Qui, come state vedendo il gameplay, insomma, dovete scappare evitando sta sorta di luci dentro dei labirinti, cazzi e mazzi. Magari posso anche provare a scaricarlo per vedere com'è. Sapete, io a volte magari ho scaricato dei giochi dicendo ma fa cagare, poi magari ci ho anche giocato, era pure carino, però questo qui a vederlo così secondo me fa parecchio cagare. Però va bene, che dobbiamo fare? Dobbiamo continuare a pagare il PlayStation Plus, pagare la Sony per questi fantastici giochi che ci regala ogni mese, questi giochi annui, e stare zitti. Ragazzi, sarebbe un po' ora di smetterla, di farci via per culo, però purtroppo ci hanno il coltello dalla parte del manico e noi non possiamo fare nulla. Detto questo, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile. Lasciate un like, condividete il video. Un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti.